potrebbe mai immaginare che dietro lo sguardo severo, gli occhiali neri, la parrucca e il mantello di questo austero signore si celi uno degli artisti più sorprendenti, divertenti e spregiudicati del barocco europeo? Luca Giordano è stato tra gli artisti più prolifici della storia dell'arte, tanto da essere definito il pittore instancabile, con all'attivo più di 1000 opere eseguite sia su committenza pubblica sia su quella privata, in alcune delle più importanti corti del continente, tra cui Davalos, i Medici e i Reali di Spagna, in molteplici città come Napoli, Madrid, Firenze, Venezia e Roma. A Palazzo Medici Riccardi a Firenze, fino al 5 settembre, una grande mostra ripercorre l'attività fiorentina del pittore tra il 1682 e il 1686, proprio nel luogo dove l'artista ha realizzato la splendida volta della Galleria degli Specchi, una vera e propria sfida all'illusionismo, un meraviglioso e vivace racconto di miti, ritmato dalle virtù cardinali poste agli angoli e culminante con la celebrazione dei Medici, a cui la famiglia Riccardi era devota. A questa decorazione fa da specchio la volta della Biblioteca Riccardiana, dove è raffigurata l'allegoria della Divina Sapienza che Luca Giordano avrebbe dipinto in soli 5 giorni fra il 1685 e il 1686. Queste preziose testimonianze, insieme alla decorazione della Cappella Corsini nella chiesa di Santa Maria del Carmine e una serie di dipinti commissionati da grandi famiglie fiorentine, sono ripercorse nell'esposizione Luca Giordano, maestro barocco a Firenze, che ospita una selezione di circa 50 opere, alcune delle quali mai viste a Firenze prima d'ora, provenienti da prestigiosi musei italiani e da collezioni private italiane e americane. Tra le opere in mostra i dipinti che raffigurano San Sebastiano, gentilmente concesso dal Museo Nazionale di Palazzo Mansi, Apollo e Marzia, eseguiti negli anni 60 del 600, ispirati al linguaggio tenebroso di Giuseppe de Ribera e di Mattia Preti, e il Trionfo di Galatea, presente a fine 600 nelle collezioni del Gran Principe Ferdinando de' Medici, che definì Luca Giordano pittore meraviglioso, fatto da Dio per soddisfare i principi. A testimonianza dell'apprezzamento della corte medicea, anche Vittoria della Rovere, moglie del Granduca Ferdinando II, commissionò l'intima e devota Fuga in Egitto e l'intensa allegoria della virtù teologale della speranza. I suoi quadri sono vigorosi, pittura ribollente, carica di acrobazie e soluzioni narrative stupefacenti, con angeli che volano come api sui fiori, cadaveri verdastri, virili guerriere a cavallo, ninfe e veneri rapite, oppure dee che volano a salvare eroi in difficoltà. Luca Giordano poteva dipingere tutto, sulle sue tele ogni fantasia diventava realtà, paesaggi, miti o santi, una festa per gli occhi tutta da godere.